Vincenzo Vittorini, candidato sindaco della lista civica L'Aquila che vogliamo, un'avventura partita da lontano, insomma voi foste i primi a presentare la sua candidatura nel luglio del 2011, oggi siamo a pochi giorni dalle elezioni, insomma come sono gli umori, spieghiamo anche la scelta di scendere in campo. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. Sì, è una scelta importante fatta 10 mesi fa per dire chiaramente alla nostra città, ai nostri concittadini, che si può e si poteva e si può guardare oltre, il sistema, fra virgolette, il sistema dei partiti che ha portato a questo immobilismo totale da 3 anni a questa parte. La scelta di uscire 10 mesi fa è perché il lavoro da fare era tanto, e era tanto quello da tutto ciò da studiare riguardo il comune dell'Aquila, era tanto ed è tanto ancora il lavoro da fare per proporsi alla città come un qualcosa di nuovo, totalmente nuovo, di un qualcosa che si pone al di sopra dei partiti, non odiando i partiti, ma dicendo chiaramente che c'è un momento in cui i partiti debbono fare un passo indietro, perché questa città rinascerà soltanto con il contributo dei cittadini. E in questa lista ci sono cittadini che hanno deciso di metterci la faccia per il bene di tutti. Una proposta di cambiamento a partire da 10 mesi fa, in questi 10 mesi avete ascoltato associazioni, partiti sociali, cosa è emerso da questi incontri che avete svolto? In questi 10 mesi, oltre a proporre la nostra idea di città, la nostra visione di futuro e a proporre non un programma elettorale, ma un progetto metodo che vede una strategia per la città del futuro attraverso la realizzazione di 9 macro obiettivi, noi ci siamo posti soprattutto nell'ascolto. Nell'ascolto di tutti, dei cittadini, delle parti sociali, di tutti quanti. Perché? Perché la gente ha dimostrato che in questi aveva bisogno di parlare, quindi chi si propone per andare ad amministrare la città non deve calare un qualcosa dall'alto, deve sì fare una proposta, ma questa proposta in questi 10 mesi si è enormemente arricchita di tutte le proposte che sono venute dai tantissimi incontri che abbiamo fatto sia in città che nel grande territorio che avvolge l'Aquila, perché l'Aquila senza le frazioni non è nulla e le frazioni senza l'Aquila non sarebbero nulla, insomma. Voi vi proponete come, non contro i partiti, ma come alternativa a questi partiti in questi 5 anni di consigliatura, specialmente negli ultimi 3 dopo il sisma, i partiti hanno fallito? Sì. Se non avessero fallito i partiti, se non avesse fallito l'attuale amministrazione comunale e quindi l'attuale maggioranza, ma con la complicità della minoranza in comune, perché gli uni non hanno fatto nulla, gli altri sono stati silenti, quel poco che è stato fatto soprattutto in maniera non tale da far rinascere l'Aquila. Ebbene, se tutto ciò non fosse stato un nulla totale da 3 anni a questa parte, non sarebbe nata una esperienza civica come quella dell'Aquila che vogliamo, che io definisco esperienza civica pura, perché all'interno ci sono persone che condividono questo progetto metodo per ricostruire la città sia dal punto di vista materiale che immateriale, ma che soprattutto condividono l'obiettivo principale, che è quello di dedicarsi alla nostra città 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Soltanto così, mettendo da parte le proprie ideologie, perché ognuno di noi ha una propria idea Un'idea. politica, un'idea politica, ma chi fa parte di questa lista civica ha messo tutto da parte e condivide e porta avanti con forza il progetto di città. Soltanto così, con persone che vedono solo quello e non si faranno, per così dire, portare sulla cattiva strada pensando per esempio alle prossime elezioni nazionali, alle prossime elezioni regionali, che faranno sì che
che i partiti invece saranno distolti dal pensare all'Aquila per pensare nuovamente alla prossima tornata elettorale e così si perderà anche non solo il 2012 ma anche il 2013. Ebbene, chi ha scelto l'Aquila che vogliamo lo ha scelto perché si dedicherà anima e corpo alla nostra città e basta. Una chiusura ai partiti che verrà confermata anche in un eventuale ballottaggio o un'ipotesi di apparentamento, quindi? Sì, noi siamo al di sopra dei partiti, non c'è apparentamento di sorta, siamo impegnati con tutte le nostre forze sul primo turno, non c'è da apparentarsi con nessuno, perché verrebbe meno il discorso iniziale che ha coagulato tante forze della città intorno all'Aquila che vogliamo. Non c'è maniera di apparentarsi con nessuno, perché tutti gli altri non hanno assolutamente un progetto di città, quindi non c'è condivisione, ma in questi mesi, in questi ultimi due mesi, io non sento parlare da nessun'altra forza che è scesa in campo per amministrare la città di progetti di città, ma soltanto di è stato un accaparrarsi di persone nella antica ricerca del quanti voti porti tu. Noi non facciamo questo discorso, noi facciamo un discorso di una lista civica pura, di una lista civica innovativa, di una lista civica fatta di ragazzi, di uomini, di donne, e la forza è proprio questa, questo essere al di sopra di tutti. Non ci sarà apparentamento con nessuno perché nessun altro ha condiviso con noi di tutte le altre forze che attualmente saranno competitor in questa tornata elettorale quello che è il nostro programma, anche perché non ne vedo altri da parte loro e quindi andremo soli e pensando solo all'Aquila. Dovesse individuare tra gli altri sette candidati di sindaco quello più temibile per l'Aquila che vogliamo, quale potrebbe essere? Ma non temiamo nessuno. Da una parte c'è il sindaco uscente, che è chiaro, essere sindaco uscente ha dentro di sé, no, la condizione di sindaco uscente ha dentro di sé i vantaggi ma anche gli svantaggi. No? Se un sindaco uscente avesse fatto tanto per la città sarebbe un enorme vantaggio, ma significherebbe che non ci sarebbe stata per esempio una lista civica come la nostra, perché se avessero operato bene ci sarebbe stata la riconferma del sindaco uscente. Quindi non temiamo Cialente, non temiamo De Matteis, del quale sì, io dico che Giorgio De Matteis è stato un po' in disparte in questi tre anni, pur avendo un ruolo importante a livello della regione Abruzzo, e ora non si può uscire a due mesi dalle elezioni dicendo che si pensa alla nostra città. Gli altri rappresentano in questo momento delle spezzettature dei partiti. A me, guardi, fanno la domanda di perché vi siete frammentati. Io invece noto che il centrodestra si è frammentato in tre, il centrosinistra si è frammentato in tre, poi c'è l'Aquila che vogliamo e poi c'è anche il Movimento 5 Stelle, che sono un'altra cosa. Ma il centrodestra si è frammentato in tre, fra De Matteis, Properzi e Verini. Il centrosinistra lo considero frammentato in tre, fra Cialente, Mancini e io ci metto anche Ettore Di Cesare, perché è una lista civica ma è di un chiaro orientamento a sinistra. Nella nostra lista non c'è, come le ho detto, una caratterizzazione di colore, ma c'è una volontà soltanto di pensare alla nostra città, e questa è la differenza fra noi e tutti gli altri. Quindi noi non ci siamo frammentati, sono gli altri che si sono frammentati perché probabilmente non condividono quello che dovrebbe essere il punto più importante di tutti, e cioè la ricostruzione della nostra città. Da nessuno di loro ho sentito parlare di futuro di città. Grazie a Vincenzo Vittorini. Grazie a voi e buongiorno a tutti.